Operazione sicurezza negli acquisti. Si tratta del blitz eseguito dalla Polizia Municipale di Gela contro l'abusivismo commerciale per la tutela del consumatore. Sequestrati 500 giocattoli pericolosi perché privi del marchio CE, le sanzioni amministrative elevate ammontano a 170.000 euro, mentre per due grandi negozi orientali, rispettivamente di 850 e 450 metri quadri, risultati totalmente abusivi, è stata inoltrata richiesta di chiusura allo sportello unico delle attività produttive del comune. I dati dell'operazione sono stati illustrati dal comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, questa mattina nel corso di un incontro con i cronisti. Presenti anche il sindaco Domenico Messinese e l'assessore comunale al controllo del territorio, Eugenio Catania. Al momento del mio reinsediamento, l'amministrazione, nella persona del sindaco e dell'assessore, mi diceva che una delle priorità è quella di riportare un po' di ordine e di sicurezza nell'espletamento del commercio. E quindi noi ci siamo impegnati come comando di giro urbani in maniera seria su questo fronte. Abbiamo diviso, diciamo, la nostra azione su tre step. Abbiamo fatto una prima operazione che riguardava le strade sicure e sostanzialmente riguardava la liberazione dei, così possiamo definirla, delle arterie principali e della presenza degli ambulanti, cose che effettivamente siamo riusciti ad ottenere lungo i corsi principali della città e via Venezia. Il secondo step è stato quello di liberare sempre nelle arterie principali l'occupazione abusiva dei marciapiedi da parte dei venditori di frutta e verdura anche a posto fisso, cosa che ci siamo prefissati e abbiamo raggiunto. Il terzo step è stato quello di garantire il consumatore nell'acquisto quotidiano di prodotti. Tutto questo è finalizzato ad una situazione ben precisa, quello di garantire la sicurezza nell'esercizio del commercio, ma soprattutto la sicurezza dei consumatori. Continua l'operazione sicurezza della città di Gela, con tutte le sue sfaccettature, sicurezza per quanto riguarda i venditori ambulanti per le strade, dove c'è un controllo per poter consentire la possibilità di vendere in modo regolare chi è autorizzato, quindi sapere anche la provenienza dei prodotti, come anche la sicurezza dei prodotti venduti nei negozi stesso, perché abbiamo sequestrato come oggi una grande quantità di materiale che non è conforme e quindi potenzialmente pericoloso per i più piccoli che poi ci vanno a giocare, soprattutto sono infatti i giocattoli, e sicurezza per quanto riguarda le strade. Diciamo che la Polizia Municipale si sta adoperando per poter dare quella sicurezza che i cittadini chiedono.